Per il progetto Audioritratti di Scienza, promosso dagli NFN, presentiamo un'intervista immaginaria con il professor Giuseppe Occhialini. Amici e collaboratori hanno per lui parole affettuose, ricordandolo come un uomo di grande compagnia. Parlava poco, ma quando lo faceva era pungente, seguiva una ferrea logica e spesso metteva in difficoltà i suoi interlocutori. Benvenuto professore, ci può raccontare come è nata in lei la passione per la fisica? Beh, di sicuro ho seguito l'orme di mio padre, fisico noto nei campi dell'ottica e della radioattività. Ho deciso però di occuparmi di raggi cosmici, argomento di grande interesse nei primi del Novecento, su cui ho sviluppato la mia tesi di laurea. Appena laureato lascia l'Italia per il Regno Unito. Sì, la tesi e una borsa di studio del CNR mi hanno aperto le porte del laboratorio Cavendish a Cambridge nel 31, un'esperienza incredibile. Qui, sotto la guida di Patrick Blackett, mi sono dedicato allo sviluppo della camera nebbia, strumento particolare per la rivelazione di particelle elementari. Collegai la camera ad un contatore, controllato da un circuito di coincidenza, che scattava se attraversato da fasci di particelle come raggi cosmici. I suoi studi portarono a scoprire le coppie elettrone-positrone, con ciò confermando l'esistenza dell'antiparticella dell'elettrone e soprattutto fornendo la prima vera prova dell'esistenza dell'antimateria. Esattamente. Fu poi il fisico americano Anderson a vincere il Nobel nel 1936 per la sua scoperta del positrone. Anni dopo, nel 1948, anche il collega Blackett ottenne il Nobel per la fisica, per lo sviluppo del metodo della camera nebbia di Wilson e per le sue scoperte nel campo della fisica nucleare e delle radiazioni cosmiche. Ascoltiamo ora un frammento audio dalla conferenza La fisica d'Arcetri negli anni 20 e 30, tenutasi nel 1987 nel giorno del suo 80° compleanno, con l'intervento di Gilberto Bernardini che sottolinea l'importanza del suo ruolo nelle ricerche di Blackett. Peppino Occhialini, e questo è nel discorso del premio Nobel di Blackett, quindi non invento, è la persona che andando a Londra, più o meno potrei quasi dire, nonostante il suo aspetto attuale era un ragazzo, ha portato là le idee di Bruno Rossi delle coincidenze per fare questo. Invece di mettere questa bella grossa camera di Wilson, magari in terrazzo o all'aperto, certo, e farla espandere regolarmente di tanto in tanto, sperando che il Padre Eterno aiuti a far entrare dentro la camera un raggio cosmico o qualche cosa di equivalente, perché non si controlla l'espansione della camera con un sistema di coincidenze alla Rossi? Così ha fatto e così è stato che Blackett ha rivelato che un elettrone cosmico entrando in una piastra vi produceva quello che era uno sciame di elettroni, cioè l'esempio tangibile della moltiplicazione quantistica dell'energia elettronica di Bethe e Heisler. In verità Blackett ritirò il Nobel, ma mi scrisse che avrebbe ritenuto più giusto se io fossi stato con lui a Stoccolma. Allo scoppio della guerra lei si trasferisce in Brasile, dove coltiva due altre sue grandi passioni, la speleologia e l'alpinismo. Anni duri, in cui era difficile trovare porti sicuri dove vivere, studiare e fare ricerca. In Brasile mi sono mantenuto anche facendo la guida. Pensi che mi hanno dedicato un picco, Picco Occhialini. Finita la guerra, torno in Inghilterra, a Bristol, e collaboro con Cecil Powell ad una serie di esperimenti su raggi cosmici, con un'importante modifica alle lastre fotografiche usate per la rilevazione delle particelle. Aumentare il contenuto di bromuro d'argento all'interno ed esporlo al pic d'umidi. Modifica fondamentale che porterà alla scoperta del mesone P, il pione, la famosa particella mediatrice dell'interazione forte che tiene uniti protoni e neutroni nei nuclei. Già, e pensi che nel 50 Powell è Nobel per la fisica, per lo sviluppo del metodo fotografico di studio dei processi nucleari e le scoperte riguardanti i mesoni ottenute con questo metodo. Evidentemente non ero destinato al Nobel. Bruno Pontecorvo, carissimo amico e collega, diceva: «Io non brindo a Beppo, ma a tutti noi, che si abbia la possibilità di collaborare con lui. È un metodo certo per vincere un premio Nobel». Dal 59 comincia ad occuparsi di fisica dello spazio e della costruzione di una rete europea per la realizzazione di validi progetti di ricerca scientifica spaziale. Esatto. Ritenevo che una collaborazione internazionale fosse fondamentale per il progresso nel campo della fisica. L'ESA è stato il primo passo, percorso insieme all'amica e collega Amaldi. Lei è anche docente a Milano. Un suo allievo, Giacconi, spinto da lei, si recherà negli Stati Uniti a lavorare nel campo dell'astronomia e raggi X con Bruno Rossi. Nel 2002 Giacconi sarà Nobel per la fisica. Pontecorvo aveva ragione. Ho comunque ricevuto molti riconoscimenti.
la dedica del primo satellite italiano per lo studio dei raggi gamma, un asteroide e il Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, che porta il mio nome. Non è il Nobel, ma sono soddisfazioni.